questo momento dell'attività della scuola nell'ambito del sociale è stata l'organizzazione nel 1984 di una serie di interventi che hanno cercato di evidenziare nelle sue caratteristiche locali il problema ecologico. Dopo aver studiato con i tipici strumenti della sua particolare sezione l'ambiente della zona del Medio Brenta, Lisa Fanoli ha organizzato in collaborazione con alcuni docenti dell'Università di Padova e di Venezia, con l'USL 19, le amministrazioni comunali di Cittadella, San Giorgio in Bosco e Tombolo, un campeggio ed una mostra didattica per fare opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione sulla qualità ecologica che stiamo vivendo, sulla difesa dell'ambiente, il recupero del territorio, nell'ipotesi della realizzazione di un parco naturale del Brenta. Nell'anno successivo, come logica continuazione di questa esperienza, è stato realizzato, in occasione dell'Anno Internazionale dei Giovani, un viaggio di amicizia e cultura in Jugoslavia, patrocinato dalla Regione Veneto e dalla comunità Alpe Adria. Oltre ad un gruppo di studenti dell'ISA Fanoli, partecipavano al viaggio due gruppi di giovani infermieri di Castelfranco Veneto e Cittadella. Del viaggio di istruzione è stata il castello di Predianski Grad, famoso sia per la sua collocazione sopra un abisso che per le leggende che su di esso vi si narrano. Ci troviamo a Lipizza, conosciutissima nel mondo dell'ippica per la sua nobile ed antica scuola superiore d'equitazione viennese, oltre che per i fantastici cavalli lipizzani. Razza equina pregiata che deve la propria origine all'incrocio di stalloni spagnoli e giumente locali, successivamente incrociati con stalloni arabi e danesi. Thank you.
viaggio non poteva mancare una visita alle vicine grotte di Postumia, celebri per le loro stalattiti, stalagmiti, canne d'organo, drappeggi, increspature, con tutta una gamma colorata di concrezioni calcaree. All'interno delle grotte, l'inconsueto incontro con l'unico animale che popola queste grotte da millenni, il Proteus sanguineus, piccolo anfibio cieco dalla particolare colorazione rosa. Comunque che il gruppo prende contatto con la realtà socio-politica jugoslava. La visita alla scuola di arti applicate con indirizzo molto simile a quello dell'Isa Fanoli. Contemporaneamente gli infermieri visitano l'importante ospedale della città, molto conosciuto nell'ambiente medico per organizzazione e professionalità. Alcuni docenti e studenti jugoslavi hanno illustrato ampiamente le caratteristiche della loro attività. È stata questa un'occasione privilegiata che ha permesso la conoscenza della struttura dei programmi e della didattica di una realtà scolastica e di un contesto educativo di un'altra nazione. Thank you.
loro, gli studenti del Fanoli, hanno documentato la propria pratica scolastica attraverso le proiezioni di una serie di diapositive. Purtroppo e con rammarico non abbiamo potuto visitare né registrare con immagini il Parco Nazionale di Plitvice a causa dell'inclemenza del tempo. Infatti una pioggia battente e una nebbia fitta ci hanno impedito la visibilità. Un vero peccato, perché la visita di Plitvice doveva essere uno dei momenti salienti del viaggio, in quanto legato ad un filo ideale con l'esperienza del campeggio prodotta dagli studenti del Fanoli per la salvaguardia del Brenta. Un'ipotesi di riferimento alla realtà di questo parco, con le sue peculiarità culturali ed operative di un modello di protezione dell'ambiente. Per forza di cose, ma sottolineiamo anche con gioia, concludiamo con un arrivederci a Plitvice. E un grazie a chi ha lavorato più di tutti per la riuscita di questo viaggio, cioè grazie Lucia.